Per cui chiedo al signor Semeraro di consegnare questa pergamena al rappresentante della scuola Pacinotti. Prego. E ora dovete pensare voi, per voi e per i vostri figli, quello che non abbiamo fatto. Pertanto anche quest'anno saranno depositate 13 corone a 13 monumenti tutti uguali. Per la prima volta nella storia d'Italia sono 13 monumenti in tre città. Vi invito a voi che quest'anno la corona d'alloro sarà messa al monumento su Tamburi, ex piazza Masaccio, e la depositeranno il presidente dei magistrati di Canto, che renderanno onore a tutti quanti, anche ai loro colleghi che sono stati uccisi da loro. Grazie a tutti. Invito prima di tutto la preside Capobianco, imparano le discipline, no? Però lungo il percorso dell'insegnamento apprendimento a noi piace vivere queste occasioni e ringrazio i ragazzi e i docenti perché hanno vigilato e i ragazzi perché si sono comportati bene, vero Quintanin? Dimmi. Grazie. Sì. Allora preside, grazie di vero cuore. Certamente ci saranno altre occasioni e comunque per la giornata della costa ci dovremo organizzare insieme, ovviamente, il 10 aprile. Okay. Va bene? Faremo magari uno stand e poi vediamo un po'. Sì. E poi
si è stabilito ancora una volta questa mattina uno sbocchi fra l'Istituto Archimede e la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Non è la prima volta, ma si è confermato questo sbocchi, questa sintesi, questa collaborazione. E in questo senso, auspicando che possa continuare questa collaborazione anche sui problemi dell'ambiente ai quali ha fatto riferimento il comandante Meo, Presidente, chiedo di consegnare al comandante Spilone questa pergamena. Con molto piacere. Una bella giornata, vero Max? Vieni qua, vieni, un po' pensiero, vieni, vieni qua. Allora concludiamo qui. Grazie a tutti. Arrivederci, a presto. Che arriveranno agli esami di maturità sono stati pochi quelli che sull'invito del comandante Meo hanno alzato la mano per l'università, e però un pensierino fatelo, un pensierino per la nostra università. Noi con Unirete cercheremo di guardare lontano e vicino, di guardare all'Università di Taranto. E concludendo, chiedo proprio agli studenti dell'Archimede di consegnare la pergamena alla loro presa.